Ciao a tutti ragazzi, sono Ildan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su Bloons Tower Defenders Battles. Facciamo una cosa veloce perché ho voglia di fare la modalità assalto, perché già dal nome mi piace veramente parecchio. Allora ragazzi, prima di iniziare commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto, lasciate un pollicione e lasciate un bel hashtag Bloons se volete un cuoricino. Prima di iniziare totalmente facciamo lo spin per i poveri. Vediamo che cosa vinciamo. Magari qualche soldino, qualche medaglia, chiamiamola. È una medaglia alla fine. Allora, vediamo. No, 50? Il danno è sfigato. 5 medaglie. Ok, meglio di niente. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo trovato un player. Penso che sia uguale a quello di sempre. Allora, mettiamo... Sinceramente metterei il ninja, perché il cecchino non mi piace tanto. Siamo partiti, non so cosa mi ha dato. Il mago, vabbè. Non so, non l'ho visto. Forse... la scimmietta semplice. Vabbè. Dai, forse riusciamo a farlo lo stesso. Noi uppiamo sempre il mago fino alla follia, perché veramente il mago è una brand. Lo ripeterò per sempre, perché veramente mi piace tantissimo il mago. Allora... Per ora va benissimo così, però pare uguale all'altro, cioè non è differente, forse è una cosa mia, non lo so sinceramente ragazzi, ditemelo voi che cos'è di differente rispetto alla modalità normale, non lo so, va bene. Noi siamo quasi arrivati a... abbiamo già uppato Lightning Bolt, che è la cosa veramente OP. Possiamo uppare anche questo volendo, tanto ormai l'abbiamo messo e lo utilizziamo. Allora, pompiamolo lui, tanto non ci fa schifo. Ok. Però ragazzi, ditemelo voi, perché veramente non capisco la differenza del... La differenza dell'altro, della modalità, questo è assalto mod, l'altro è un assalto, cioè la modalità normale che giocano tutti, però non capisco qual è la differenza. Ok. Oh! Ah, la differenza sta che stanno tutte... Madonna! Ma che mi stai a dire? Ho capito la differenza! Però ho già preso dei danni, quindi dovrò... Dovrò mettere un bel po' di maghi, sinceramente. Vai, mago. Non ho preso i danni, per fortuna. Aspetto... Non devo aspettare, sinceramente. Metterò il cannone, sicuramente. Anche se metterei un altro mago, però il cannone sarebbe meglio. In modo tale che prende un'ampia area di palle. O palloni, come lo volete voi. Allora, potenziamo il nostro cannone, che diventerà un razzo, un missile, che arriverà a 400. Vabbè, aspettiamo un attimo, perché volendo voglio upparmi. Ok, è diventato un bel lanciamissile. Adesso vorrei aspettare, anzi no, pompiamolo tutto e basta. Allora, caro mago, te devi dar da fa, caro mago. Vabbè, per ora pare che andiamo benissimo. E sinceramente vorrei upparmi l'altro mago per essere più sicuro. Allora, vediamo. Intanto arrivano le palle molto velocemente a quanto pare rispetto a quello normale. Dai che pompiamo Lightning Bolt. Dai che usiamo Lightning Bolt. Dammi questi 250, perfetto. Allora, per ora abbiamo due maghi con Lightning Bolt. Abbiamo ammazzato il nostro cannone. E questo qui vorrei portarlo 8000, però mi sa che è una cosa un po' improbabile. Quindi mettiamo la nostra scimmietta per ora, perché anche la scimmietta non è per niente male, eh. Non è per niente male la scimmietta, non è da sottovalutare. Allora, pompiamo la nostra scimmietta. Intanto sarebbe meglio mettere un altro mago qui, oppure un cannone, non sarebbe male. Ma aspettiamo, prima voglio uppare la scimmia ninja. Vai. Perfetto, la scimmia ninja è uppata. Adesso vediamo, potremmo mettere il mago. Io preferirei il mago, ragazzi. Il mago veramente fa male, fa malissimo. Quindi lo mettiamo qui. Magari anche qui, no, lo mettiamo qui per sicurezza. Ok, non riesco a metterlo, perfetto. Uppiamolo.
sappiamolo alla massima, anche tanto ci abbiamo i maghi, porca miseria, guarda là, cioè non passano, per ora non passano, per ora, Allora, aspettiamo il Lightning Bolt, che sinceramente lo preferisco. Vai Mike, porca miseria, guarda come muoiono. Mamma mia. Raga, veramente, io penso che lo dovrebbero nerfare sto mago. Anche se questo gioco esiste da anni, però lo devono nerfare il mago. Ok, abbiamo il terzo mago con il Lightning Bolt. E adesso, non lo so, sinceramente vorrei massacrare il mio avversario. Sinceramente, guardate là, guardatelo. Ha messo le spine. Vorrei aspettare il palloncino blu, quindi ci vogliono 1500 dollari. Aspettiamo. Eccolo qua il pallone, che mo glielo buttiamo. L'abbiamo buttato. E in più facciamo questo. Voglio proprio vedere come ce la fa. Dov'è il pallone? Eccolo. Buttiamogli anche questo. Tutto. Ah, l'ha fatto. No, abbiamo vinto, ragazzi. Forse abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Yeah. Ok, ragazzi, abbiamo ricercato un altro player. E questa volta abbiamo una mappa con l'acqua. Quindi cannone, mago e barca. E speriamo che esce l'elicottero. Non mi piace le spine, l'elicottero. Ninja no, l'ultimo. Almeno questo. E non ce l'ho, vabbè. Ci teniamo la scimmia bazooka. Non è male, però deve essere tutta una cosa manuale. Cioè, le cose manuali non mi piacciono. Vabbè, però ce la caviamo, non ci preoccupiamo. Allora, dove esco? Sicuramente da sopra le palle, vero? O da sotto? Da sopra, perfetto. Allora, cominciamo a pomparci subito il mago. Ma io penso che verranno anche da sotto, sai? Mi viene questa impressione. Mettiamone un altro di mago, giusto per... Allora, ma molto a rilento a quanto pare. Quindi sì, pompiamo questo mago, portiamolo al massimo. Per ora stiamo benissimo così. Oh cavolo, lo sapevo io, vengono pure da sotto. Porca miseria. Cannone, vengono pure da sotto. E quanti ce ne sono? No, non voglio usare questo, non voglio usarlo. Dai che ce la facciamo. Sono sicuro che ce la facciamo così, perfetto, ce la facciamo. Mettiamo anche la barchetta qui sotto, in modo tale che riusciamo a proteggere anche la parte in basso. E no, non voglio utilizzare questi, sinceramente. E sinceramente non voglio usare nient'altro. Voglio solo uppare un po' le nostre torrette, chiamiamole così, va. Allora, a quanto pare ci siamo un po' ripresi. Il signor avversario ha messo la scimmia bazooka, a quanto pare gli piace. E a me non tanto, sinceramente. A voi ragazzi, che cosa ne pensate della scimmia bazooka? Secondo me non è male, però è troppo manuale per i miei gusti. Allora, possiamo anche uppare un po' il cannone, sarebbe ora. E adesso upperemo il mago, se qualcuno vuole che noi lo upperemo. Allora, aspettiamo i 1200, ma a quanto pare però i soldi qua vengono facilmente, però è una impressione mia. Allora, ok, abbiamo il mago con Lightning Bolt, e sinceramente non vorrei due di maghi con Lightning Bolt, tanto per sicurezza. E a quanto pare qui sotto non vengono nessuna altre palle, a meno che non ci famo caso e la barca gli sciotta instant, ma non penso più di tanto. Allora, aspettiamo questi 1200 e proveremo a uppare la barca. Vai questi 250, me li dai? Perfetto. Eccoli qua, stanno arrivando. Intanto il cannone, cioè il missile, fa il suo sporco lavoro. E possiamo fare... Ma uguale, tanto upperò tutto. Vai. Madonna che bel range che c'ha. Secondo me la nave è OP. Parere mio, la nave è OP. Veramente. Allora, uppiamolo ancora di più. Vediamo che le palle vengono molto più velocemente, a quanto pare. E riusciamo tranquillamente a tenerli, nessun problema.
Il nostro avversario ha messo 4 maghi? Alla madosca. Avevi proprio paura, c'avevi. Allora, sì, uppiamolo. E sinceramente la nave è uppata al massimo. Quindi adesso uppiamo al massimo il cannone. E sinceramente vorrei provare a mettere la scimmia bazooka. Lo possiamo mettere qua volendo. Tanto... Ok, allora... La scimmia bazooka dovrebbe principalmente sparare da qua. Perfetto. Rapid reload. Un crase. Mamma mia. Però è costoso, eh. È veramente costoso il... La scimmia bazooka. Parecchio costoso. Però fa il suo sporco lavoro. Abbiamo uppato la scimmia bazooka. E sinceramente al momento... Non succede niente, però il nostro avversario, non ci ho fatto caso, ha perso una tacchetta di vita. Allora, vediamo un attimo, Ma io sinceramente vorrei cambiare, sì, il target, perché tanto almeno qua sotto a quanto pare non fa niente. Bravo, allora, i danni li fa. Non pensavo facesse tutti questi danni. Al momento va bene così. Cambiamo il target per sicurezza, perché non so perché, ma mi viene in dubbio che verranno delle palle in basso. No, non viene nessuna palla in basso. Ok, allora facciamo così. E caro il nostro avversario, adesso ti massacro di palle. Sei pronto? Vai, te ne butto quante ne vuoi in più, faccio così. Vediamo che cosa fa il nostro avversario, se riuscirà a proteggersi da queste palle. Vediamo un po'. Allora, è arrivato il macio pallone, che sinceramente ce la fa. Forse no, aspettate. Forse non ce la fa, vediamo un po'. Ha preso dei danni e no, ha perso, mi spiace. Veramente questa è la seconda vittoria, strano. Yeah! Ok ragazzi, abbiamo fatto queste due partite, stranamente l'ho vinto tutte e due. Vabbè, vuol dire che sto migliorando, vabbè, meglio così. Ragazzi, io sinceramente non ho capito tra la differenza tra l'assalto mod e la battle arena. Sembrano uguali, forse perché vengono da due direzioni diverse le palle, forse è per quello, non lo so. Ditemelo voi qua sotto nei commenti, fatemelo sapere. Bene ragazzi, detto questo, se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi, mettete un pollicione, mettete un bell'hashtag blu se volete, un cuoricino, e noi ci vediamo nel prossimo video.